Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a provare un'accetta della Hultafors, la Hultan. Questa è un'accetta tipica da trekking o da bushcraft perché è di dimensioni contenute, peso relativamente basso e praticamente è un'accetta a tutto fare. Come ben sapete è forgiata e prodotta in Svezia. Inoltre in questo video andremo a vedere la sua pietra per la filatura e anche oggi questo pratico mini grembiule in cuoio per proteggerci da eventuali tagli. Ovviamente l'accetta viene venduta col suo fodero in cuoio. Altra cosa è che il manico è in noce americano trattato con olio di lino, quindi niente di chimico o roba varia. In descrizione vi lascio tutti i link per la manutenzione, l'affilatura e tutte le altre info che potrebbero tornarvi utile per la vostra ascia. Il peso della testa è di mezzo chilo, 500 grammi, e il peso complessivo di tutta l'accetta si aggira intorno agli 800 grammi, quindi per uso outdoor, trekking, per non avere troppo peso sulle spalle, è un'accetta più che portatile, ecco. Detto questo, andiamo subito a provarla. Ovviamente la lama è già pronta all'uso, lucidata e affilata a rasoio, come potete vedere. Quindi, appena fuori dalla scatola, la potete usare tranquillamente. Comunque dopo vi faccio vedere come poter ripristinare il filo con la pietra che vendono direttamente sui loro store. Prima di iniziare, sempre guanti di protezione e buon senso. I test li fo solo esclusivamente su alberi caduti e senza infrangere alcuna legge vigente, ecco. Vediamo un po' come si comporta su questo ramuscello. Direi non male. Bene, fatte queste due piccole prove con questi due rami, passiamo a una cosa un po' più pesante, ecco, per metterla alla prova. Tanto vi faccio vedere il taglio. Ora io non è che sia un maestro di accette, non sono un boscaiolo, però il suo lavoro lo ha fatto. Vediamo come si comporta con un tronco un po' più massiccio. Come vedete la lama entra molto bene nel legno, con un'accetta del genere buttare giù un albero ci vorrà il suo tempo e sicuramente durante le vostre escursioni non butterete giù alberi, però per farvi vedere come si comporta è un test abbastanza esplicativo, ecco. Adesso proviamo a tagliare un po' di legna nella maniera più classica che conosciamo. Proviamo a vedere di tagliare questo tronchetto. Anche questo, come vedete, è spesso come la lama. Praticamente, guardate, colpo secco, tagliato di netto. Senza nemmeno tanta fatica, eh? Ovviamente non fate mai questo gesto, teneteci sotto la mano perché il rumore che sentite è pioggia, eh? Che oggi al bosco gli va così. Anche con una sola mano, vedete, riuscite a tagliare legna e come vedete il taglio è netto
e dritto. Taglia anche in linea longitudinale. Se vi servono dei piccoli bastoncini per accendere il fuoco, fate così e in 2 secondi ve li procurate. Se volete fare dei picchetti, ci mettete veramente 2 minuti. Altra prova è la sramatura. Questo era anche legno più secco e stagionato, quindi proviamo a tagliare questo ramo che mi sembra anche molto secco. Ovviamente anche questo è sempre un albero caduto nel bosco, quindi non faccio dei danni, ecco. Tengo a farvi vedere che e questo è il legno stagionato, ma con un po' di pazienza si riesce a tirar giù. Lo vedete? Questo è ancora legno verde perché quest'albero è caduto da poco. Questo invece era un ramo già secco e lo si nota da questa linea di demarcazione. L'aceta si è rilevata eccellente. Certo, ci vuole un po' più di fatica perché è legno secco stagionato di faggio, quindi anche molto duro. Adesso proviamo a fare dei tagli più leggeri. Le taglia come burro. Proprio come burro. Come vedete il taglio è netto. Dopo questi tagli vediamo com'è il filo. Anche qui il test dei trucioli, come lo chiamo io. Direi un filo ancora ottimo.
Altra cosa è se volete lavorare in sicurezza, magari dovete fare qualche lavoretto con l'accetta o anche con un coltello, il mio consiglio è quello di procurarvi questa protezione da mettere sopra la vostra gamba. Ad esempio, se volete usare l'accetta per creare dei piccoli trucioli in questo modo, senza questo potrebbe scarparvi la lama e farvi un taglio molto profondo, o in ogni caso farvi del male. Comunque, come vedete, anche dopo tutte le botte che ha preso, il filo è sempre ottimo, perché riesco a tagliare il legno, a fare i trucioli, come dico io. In maniera molto semplice. Vedete? Comunque, se dovete fare dei lavori di fino in sicurezza, questo qui è indispensabile, perché o lavorate in terra e allora non c'è problemi, ma se volete lavorare qua così, questo è indispensabile. Volete fare la punta a un bastone, questo vi serve. Oppure lo potreste usare anche come base per rifare il filo alla vostra accetta. La Ultraforce vende una pietra a due grane, una per sgrossare e una per rifinire, adatta proprio alle loro accette. Adesso vi faccio vedere. La pietra in questione è questa qua, viene fornita nella sua custodia in pelle, e come vi ho fatto vedere c'è una parte fine e una parte a grana più dura, diciamo. Come va usata questa pietra? Il mio consiglio è quella di immergerla completamente in acqua. Una volta in acqua, queste pietre cominciano a fare delle bollicine, come se l'acqua fosse frizzante. Una volta che le bollicine sono finite, la pietra è pronta all'affilatura. Perché questo? Perché va immersa nell'acqua? Perché una volta che inizierete a lavorare o con la pietra fine o con la pietra grossa sulla lama, in questa maniera, in maniera ondulatoria, si formerà una bava, una specie di bava di lumaca, diciamo, sulla pietra. Prenderà un colore nero, perlomeno un colore tendente allo scuro, e quella è la parte che riesce ad affilare la vostra lama. Mi raccomando, sempre movimenti ondulatori e mai così, ma sempre ondulatori verso l'alto, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, ma mai così. Perché? Perché così rovinerete il filo. Una volta fatto su una parte, iniziate sull'altra, vi accorgerete che dalla parte opposta di dove avete iniziato a lavorare si formerà una piccola bava, una specie di piccolo scalino, diciamo. Il filo si è formato, girate, date un'altra passata per eliminare quella bava, quella specie di gradino che si forma, è quasi impercettibile, sarà alto come un capello per intendersi. Fatto ciò, girate la vostra pietra, mi raccomando sempre immergerla nell'acqua, deve essere sempre umida, e ripassate un'altra volta per dargli l'affilatura finale. Fatto ciò, noterete che la vostra accetta è tornata come appena uscita di fabbrica. State vedendo alcune immagini di come io affilo le mie accette. O se no, se avete una mola da banco, però una mola d'acqua, perché se no la tempra della testa dell'accetta ne può risentire, perché si surriscalda, e surriscaldandosi tende a perdere la tempra che gli hanno dato in fabbrica, e quindi potete anche buttarla via perché non è più utilizzabile. Dicevo, con una mola d'acqua è molto più semplice, basta un supporto adatto alle accette,
e lì in pochi minuti lo fate, però la mola d'acqua ha un costo non indifferente. Comunque io vi consiglio questo perché questa pietra la potete usare ovunque, in ambito outdoor, potete riaffilare anche i coltelli, qualsiasi cosa. Poi è data anche nella sua fantastica custodia in pelle, da portare sempre nello zaino. Un'accetta tuttofare, con questi due accessori non avrete necessità, non sentirete la mancanza di altre cose. Come accetta da trekking, da bushcraft, è eccezionale, perché con questa fate qualsiasi cosa, come vi ho fatto vedere velocemente in questo video. La qualità è premium, quindi non c'è nulla da dire, e anche questo oggetto io mi sento di consigliarvelo, anche perché nessuna fabbrica mi paga per dire bene o male dei loro oggetti. Questo ci tengo a precisarlo. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto il video. Se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.